Simone Iocolano, i tuoi esordi, scuola Torino, ma perché ti sei avvicinato al calcio? È stata un po' una cosa di famiglia. Io quando sono nato i primi regali erano il pallone e il cortile con gli amici si giocava solamente a calcio in qualsiasi modo, uno contro uno, partitelle, tiri in porta, c'era sempre il pallone di mezzo, quindi mi sono affezionato a questa palla e non l'ho mai più mollata. Qual è il tuo, anche in base al tuo ruolo, il giocatore che hai preso come modello, un giocatore che è arrivato a grandi livelli? Me fa impazzire il modo che ha di giocare Neymar, ma lo stesso Ronaldinho per me è un po' un punto di riferimento. Quanto ha contato nella tua carriera Bassano del Grappa? Ha contato tanto perché mi ha dato l'opportunità di mettermi in mostra e quindi per quello io ci sono stati dei momenti molto difficili perché sono passato da essere fuori rosa a diventare capitano, quindi mi è stata data questa opportunità, poi io sono stato bravo a sfruttarla e adesso spero di continuare su questa strada. Chi ricorda il passato e ti guarda giocare vede una certa analogia con un giocatore, un fantasista che si chiamava Evaristo Beccalossi nell'Inter. Beccalossi però per esprimere tutto il suo potenziale aveva bisogno di essere un giocatore a tutto campo, proprio come tante volte, soprattutto a Bassano, gli appassionati di Lega Pro e i tuoi tifosi ti hanno visto. Sì, beh, a me piace svariare un po' su tutto il fronte dell'attacco, più che altro per essere libero mentalmente, fare magari la giocata, saltare l'uomo e mettere in porta il mio compagno. Quindi sì, diciamo che è la cosa che mi piace fare di più, ma penso che sia normale per tutti i giocatori un po' con le mie caratteristiche, avere un po' il libero movimento in mezzo al campo. Ma soprattutto in un campionato di Lega Pro, secondo te c'è spazio totale per un fantasista? Beh, dipende, può esserci e può non esserci, in base magari a come si affrontano determinate partite piuttosto che altre. E quando sei arrivato ad Alessandria, quello che ha colpito soprattutto è stato vedere tanti tifosi che indossavano la parrucca per dimostrare l'affetto per Iocolano, per la pettinatura naturale di Iocolano. No, l'ho sempre detto, sono rimasto incredibilmente stupito da questa accoglienza con tutte le parrucche in testa. Adesso bisognerebbe farsi il codino perché la parrucca oramai non la uso più per giocare, anche perché è impossibile, ve lo assicuro. Senti, ancora queste due considerazioni. Dicono che una delle partite più belle tu l'abbia giocata proprio contro l'Alessandria al Mercante di Bassano, l'ultima volta che l'Alessandria ha giocato a Bassano, dove praticamente Iocolano era immarcabile ed imprendibile. Sì, era un momento, diciamo che stavo davvero bene, ma era tutto l'insieme. Secondo me è un giocatore per essere al top, per fare il meglio, non basta solo se stesso, ma c'è bisogno anche di avere la fiducia dell'allenatore, la fiducia dei compagni che magari ti cercano sempre e che nel momento di difficoltà guardano in faccia a te per chiedere delle risposte. E in quel momento io avevo la fiducia veramente di tutti quanti e sono sicuro che qualsiasi giocatore con questa fiducia possa rendere al 200%. E di fatto lo abbiamo chiesto anche a tutti gli altri giocatori, un bilancio parziale della tua carriera, visto che comunque è stata caratterizzata da tanti anni a Bassano, non ci sono state tante squadre. E oggi c'è questa Alessandria, un piemontese con la maglia di una squadra piemontese. Ma il bilancio che posso fare è che i primi 3 anni, i primi 3-4 anni a Bassano sono stati, diciamo, bui, tra virgolette, tra tanti mesi di infortunio, la parentesi che ho fatto fuori rosa. Sono andato in un'altra società a giocare in Valle d'Aosta per rimettermi un po' in sesto e fare vedere che comunque c'ero. E poi da lì è stato tutto un crescendo fino ad arrivare in questa società che ha piena fiducia in me e l'ha dimostrato sin dal primo giorno e io cercherò di ripagare al meglio tutta questa fiducia.